Ciao a tutti. Allora, di recente c'è stata un'ottima notizia per quanto riguarda il Giappone e per tutti voi appassionati del Giappone. Allora, il Giappone ha deciso di aprire le frontiere e questa è la lettera che mi è stata mandata per dirmi: Noki, sei il benvenuto. Non è vero. Comunque, bando alle ciance, la verità è che davvero è successo questo. Non so entro quanto verrà applicato e se nell'immediato, però se cercate Unskilled Japan o 500.000 Japan Unskilled, vi troverete molte notizie. Allora, prima di tutto, Unskilled significa che sono lavori non qualificati e quindi tutti direte, dai, allora tutti in Giappone. No, non è così. Allora, vi spiego brevemente la storia degli immigrati in Giappone. Allora, le più grosse comunità sono ovviamente cinesi, come in tutto il mondo, ovviamente gli indiani, però in Giappone non hanno questa grossa comunità. Gli immigrati sono i filippini, i vietnamiti e nepalesi. Questi sono i ceppi più grandi. Allora, i filippini soprattutto vanno a ricoprire i settori di nursery and caring, quindi si può dire badante o persona che dà una mano agli anziani. Per ottenere in Giappone ce ne sono 250.000, se non vado errato, però per ottenere questo visto è un po' complesso e non è facile perché sono necessari alcuni test da passare. E comunque, parlando dei lavori che andranno a ricoprire, queste 500.000 posizioni sono lavori manuali che riguardano il settore navale, costruzione di navi, hotel, che probabilmente saranno mansioni, lasciamo perdere. Cioè, io rispetto tutti i lavori, però comunque sono mansioni che non sono mansioni dove uno deve stare alla reception, ma probabilmente saranno mansioni di pulizia, lavori che i giapponesi non vogliono fare. Però secondo me che potrebbero comunque fare lavori nell'agricoltura, farm working, e infine anche nursery and care, farm working, ship building, hotel, e quindi li ho detti tutti. Per poter ottenere questi lavori comunque sono necessarie. È necessario passare alcuni test di giapponese. L'unica contro è che se te vuoi venire in Giappone non puoi portare la tua famiglia e questo verrà applicato, si pensa, fino al 2025. Soprattutto per le piccole e medie imprese. Questo è quello che ha detto Shinzo Abe a metà di giugno. I giapponesi non sono d'accordo su questo perché comunque si andrà a intaccare il benessere giapponese, quindi tutte quelle cose che sono positive agli occhi degli stranieri, come la sicurezza e la pulizia. 5 settori. Qui ci ha messo costruzione e lodging. Vabbè, costruzioni mi ero scordato. Comunque. Beh, non so cosa dirvi se quando verrà applicato. Sì, secondo loro aumenterà la criminalità. Io spero di no, perché comunque spero che facciano una vera selezione di immigrati. Non, secondo me non andrà a riguardare immigrati, brutto dire immigration, immigrati, comunque non andrà a riguardare persone che vengono dall'Europa o dall'America, ma soltanto dal sud-est asiatico, come è sempre successo. Non c'è altro da aggiungere perché comunque non ci sono informazioni molto più accurate. Ci sono molti siti tipo Kyodo o Japan News, ma Japan News l'ha tolta questa notizia. Però
C'è uno youtuber famoso, Nobita, che ancora la tiene, ha fatto varie interviste a alcuni giapponesi. Sembrerebbe che alcuni giapponesi siano d'accordo, ma altri no. Comunque, al momento le percentuali sono di 29% di cinesi, 19% di vietnamiti, 12% di filippini, 9% di brasiliani e 5% di nepalesi. Queste sono le più grosse comunità di immigrati. Comunque, voi cosa ne pensate? Secondo voi, il Giappone aprirà davvero le frontiere a 500.000 lavoratori come hanno scritto qua, che non si riesce a leggere perché è troppo luminoso? Io spero di sì, perché comunque il Giappone ha una grossa mancanza di manodopera e ha anche una grossa mancanza di popolazione. Guardando l'intervista che ha fatto Nobita, tutti dicevano: ma ci sono molti stranieri nei combini. Ma questi combini, ragazzi, le persone lavorano soltanto part-time e quindi sono studenti. Secondo me la maggior parte sono studenti, come studenti che vengono a studiare giapponese in Giappone, o magari che vanno all'università, ma per la maggior parte sono studenti che studiano giapponese. Non penso che tutti questi stranieri si buttino nei combini. Comunque, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, scrivete le vostre considerazioni e ci vediamo al prossimo video. Il prossimo video probabilmente riguarderà la live che farò mercoledì con il tizio coreano, cioè il tizio che vive in Corea. Parleremo di ragazze giapponesi, no, coreane, scusatemi. E aspetti positivi e negativi. Ciao Sony, ciao. Ok, non mi dilungo tu. Niente, alla prossima.